A 2 settimane dall'inizio del campionato, il DS Meluso ha completamente cambiato volta alla squadra. Siamo in provincia per vedere cosa ne pensano i tifosi del mercato. Beh, un bel mercato e i primi giorni hanno fatto vedere che comunque il DS Meluso vuole fare una squadra per comunque puntare direttamente alla promozione e con degli acquisti mirati possiamo comunque fare il salto di qualità. Con Torromino, che è stato l'ultimo acquisto, comunque abbiamo rinforzato il reparto offensivo. Segue il Lecce da parecchio tempo, secondo me questa potrebbe essere la stagione migliore, una stagione importante, la stagione decisiva finalmente per poter tornare in categorie superiori. Sono soddisfatto da tifoso, da ultras del mercato. Da portiere amatoriale sono contento del nuovo portiere del Lecce, Gomis, anche se non sarà facile raccogliere l'eredità di Perucchini, ma speriamo bene. Ogni domenica a tifare il Lecce. Ma secondo me è abbastanza soddisfacente. Però mancherebbe una grossa punta centrale, secondo me con quello e un altro difensore saremmo completi. Quest'anno il presidente e il suo team ha avuto delle ottime idee di mercato, comunque trovare dei giocatori a prezzo molto aggressivo e da rapporto qualità-prezzo molto conveniente. Ha fatto un buon mercato, mancherebbe una buona punta. È un ottimo mercato, molto intelligente, con pezzi pregiati delle più importanti squadre di Lega Pro e anche di Serie B, e non ci resta altro che sperare. Cosa ne pensate di questa iniziativa, degli abbonamenti itineranti? È qualcosa che avvicina la gente, no? Avvicina la gente soprattutto perché la provincia è vasta e farsi sentire vicino alla gente non fa altro che bene, un connubio vincente per far sì che tutti quanti insieme siamo tutti sulla stessa strada. Giudizio sul mercato dopo tutti i cambiamenti che sono avvenuti in questi mesi? Guardi, a me sinceramente sono stato molto contento degli acquisti che abbiamo fatto e speriamo di centrare la promozione, si spera. E speriamo pure Torromino che ci porti fortuna, insomma. E io faccio sempre il tipo per Capurano, perché è il mio preferito. Cosa ne pensi di questa idea degli abbonamenti, di Veranti? Guardi, una buona idea, perché comunque io per primo sono venuto qua a Maglia a fare l'abbonamento. È un'ottima idea per chi magari fuori sede non può, comunque magari lavora e così può trovare insomma l'opportunità di fare l'abbonamento vicino a casa, insomma. Sicuramente un buon mercato, la società ha fatto delle ultime scelte e ha messo a disposizione del mister, secondo me un'ottima squadra per poter tentare finalmente di salire in Serie B. Speriamo di farcela. Cosa ne pensi di tutta questa iniziativa dell'abbonamento generale? Sicuramente un'ottima iniziativa della società per poter avvicinare i tifosi e fare in modo che questi possano riempire lo stadio e calorosamente tifare per il nostro Lecce. Un voto al mercato del Lecce fino ad adesso? 10. Davvero rivoluzionato una squadra, siamo partiti alla grande, cose che non abbiamo fatto negli anni precedenti. Quindi il nuovo DS ottimo, ci voleva. Il tempo per la partenza del ritiro, sì. Non come gli altri anni. Non vedevamo il 90% della squadra titolare da 3-4 anni, partire per il primo per il ritiro. Un voto a questa campagna abbonamenti nuova? Bello, ottimo, noi siamo di un paese qua vicino, siamo di apposta perché c'era questa campagna itinerante, molto più vicina rispetto ad andare a Lecce. Vabbè, a dire la verità non veniamo da molto più lontano, però facciamo l'abbonamento lo stesso a Lecce perché comunque ci piace come stanno, vogliamo contribuire. Come stanno procedendo con la squadra, con la società. Secondo me fino ad oggi il mercato è stato molto soddisfacente, sicuramente ci vorrebbero qualche altro elemento magari sia in attacco che in difesa, giusto per puntellare un po' la rosa, ma comunque sono abbastanza soddisfatto del mercato e delle scelte societarie fino a questo momento. Elementi di questa idea dell'abbonamento di Levante? Beh, sicuramente è un'idea molto innovativa, ma sicuramente giusta perché fino ad oggi si
si è registrato anche che la provincia abbia fatto più abbonamenti rispetto alla città, quindi sicuramente il cuore del Lecce è nel Salento, quindi è giusto anche che chi vuole sottoscrivere l'abbonamento non debba fare tantissimi chilometri. Parlo soprattutto delle persone che stanno anche sotto il capo e possono appunto usufruire di una distanza minore per poter abbonarsi. Tanti arrivi, tante partenze in questi mesi, cosa ne pensi del mercato del Lecce? Allora, diciamo che quest'anno forse il mercato è stato abbastanza esaustivo, ecco, per noi tifosi. È stato un bel mercato, abbiamo preso un sacco di giocatori forti, molti li abbiamo già visti nei due impegni di Coppa Italia, quindi diciamo che è stato fatto un buon lavoro sia dalla parte della società che dalla parte del nuovo DS. Anche l'allenatore sembra abbastanza... E cosa ne pensa di questa nuova idea dell'abbonamento? Una buonissima idea, in modo tale da non creare sempre file, da tante persone comunque del Sud Salento sono costrette ad andare a Lecce, comunque sono fatta una bella cosa. Un voto a questo mercato ci dà adesso? Penso che è abbastanza positivo, anche i risultati della Coppa Italia parlano chiaro, spero che quest'anno sia l'anno buono per salire in Serie B. Quindi con la società che sta lavorando bene, con i tifosi che hanno tanta voglia, speriamo che anche i giocatori possano fare un buon risultato. Il DS sta facendo un buon lavoro. Il DS sta facendo un gran lavoro.